امشب رسد بر آسمان آبای ما. بسم الله الرحمن الرحیم، ovvero nel nome di Dio misericorde e misericordioso. Io sono Roxana, sono cristiana prima di tutto, semplicemente leggendo un po' la Bibbia, cercando la verità, ho scoperto anche il Corano e leggendo mi sono avvicinata alla verità. Ecco, oggi siamo qua per l'occasione del Muharram, che è una festa sciita nel onore del Imam Hussein. Imam Hussein era il nipote del profeta Maometto, è un grandissimo simbolo, perché sono stata colpita quando ho letto la storia del fatto che era insieme a 72 persone martiri in una guerra che poteva non avere luogo, perché semplicemente erano musulmani da una parte e musulmani dall'altra. All'invito dell'Imam Hussein facciamo preghiera, non la guerra. Mi ha colpito tantissimo il fatto che, cioè, com'è possibile che da una parte facevano preghiera, quindi musulmani, e dall'altra anche. Non voglio entrare magari nei dettagli, ognuno può andare a leggere e a cercare la verità. Per me Imam Hussein è simbolo di libertà, prima di tutto. Credo che grazie a lui e al sangue che ha versato a Karbala è stato possibile far arrivare fino a noi oggi la verità. Quindi ringrazio molto a Dio per aver potuto scoprire anche io questa verità. Ed ecco, sono qua perché oggi festeggiamo quindi questo martirio, quindi le persone magari si toccano il petto per ricordare il dolore dell'uccisione di Imam Hussein e delle persone che erano con lui martire. زهراس مهمان حسین با وی نتا با وی نتا آه با وی لا با وی نتا با وی نتا آه با وی لا با وی نتا شب یله امال بنی سردار لشکر می شود یا حضرت صدیق سرت با سلامت یا حضرت صدیق سرت با سلامت امشبی تا شهدین در حرمش مهمان است امشبی تا شهدین در حرمش مهمان است مکنه ای صبح طلوع امشبی را شهدین در حرمش مهمان است ظهر فردا بدنش زیر سم اسبان است مکنه ای صبح طلوع صبح فردا بدنش زیر سم اسبان است صبح فردا بدنش زیر سم اسبان است مکنه ای